Bene, buonasera. Allora, buonasera, qui c'è Jim Carter. Saluto subito. Sono Jim, piacere, questo è il mio bodyguard, si chiama Shiv. Ciao, ragazzi, come state? Per gli amici Shiv, incomincio da Shiv. Okay. Allora, Shiv, intanto ci dici di dove sei? I miei genitori vengono da Sri Lanka, ma io sono nato in Inghilterra, a Oxford. Sono cresciuto in Sri Lanka, anche a Hong Kong per 4 anni, in Australia per 15 anni e ora sono qua in America, a New York. E di tutto questo, come mai parli italiano? Ho incontrato una ragazza italiana 9 anni fa a Firenze e era l'amore, cosa devo dire? Io stavo studiando in Italia. Cosa studiavi? Stavo studiando legge, però in inglese, perché alla mia università c'è un campus fuori da Firenze, a Prato. Dove, ecco, come si chiama questo campus? L'università si chiama Monash University, un'università australiana. Una settimana prima di tornare ho incontrato questa ragazza e 9 anni fa. Parlo italiano così. Beh, ti ho fatto un bel regalo. E lei ha imparato l'inglese con te? Sì, all'inizio lei non parlava in inglese. Io non potevo parlare nemmeno una parola in italiano. Lei mi ha detto, ciao, come stai? E ho risposto in inglese, I'm sorry, I don't speak Italian. E lì a Firenze, fino a che non hai incontrato questa dolce ragazza, che lingua parlavi solo inglese? Io parlavo Come vivevi a Firenze? Inglese. Io vivendo con australiani, stavo studiando in inglese così e ho imparato italiano sul telefono con un dizionario, così, perché lei ha cominciato, lei ha parlato in italiano e ho risposto in inglese, così abbiamo avuto la relazione. Quindi un altro modo, un modo bellissimo per imparare l'italiano, sì. Non si sa mai come si può, ti posso chiedere che cosa studiavi qui? Ah, legge? Legge, sì, in inglese, sì. Però oggi io sono venuto in America per essere un attore. Ho lasciato. E sei attore adesso? Sì, in questo. Allora, parliamo. John Wayne. Abbiamo John Wayne. Ok. Abbiamo qua. Ho studiato qua per 3 anni. La scuola si chiama The American Academy of Dramatic Arts. Come si dice in italiano? L'Accademia Americana di Arti Drammatici. Drammatica. Ok, drammatica, grazie. E, stavo facendo un film l'anno scorso e ho incontrato il mio amico Jim. Presentiamo anche Jim. Jim, ciao. Sì, ciao. Presentiamoci con nome e cognome, italiani all'estero. Sì, buongiorno. Nome e cognome, io mi chiamo Jim Carter. Prima di tutto vengo da Boston, che è un po' più nord da New York. Però ormai mi sento newyorkese, sono qui da 5 anni, penso, sì. Ma il tuo italiano da dove viene? Viene da Firenze, prima di tutto. Ho fatto... Da Firenze, come lui. Firenze, ecco. Bella Firenze. Sì, ho fatto 5 mesi a Firenze l'anno scorso e ho imparato così l'italiano. Ma di tue origini, la tua famiglia... Sì, le mie origini sono francesi. Cioè, i miei nonni sono nati qui negli Stati Uniti, però... Sono venuti, prima di questo, sono venuti dalla Francia. I miei bisnonni, diciamo, sono nati. Da che città della Francia? De Bordeaux. Adesso in questo Bordeaux. Periodo... Uno di Bordeaux che vede con la birra in mano. Come mai? No, senti che in questo periodo sto imparando il francese. Quindi okay. Bordeaux lo dico con l'accento francese. Da Bordeaux e da Lorient. Allora, non li conosco, però li saluto lo stesso. Della faccia. Poi c'è stato mai, ti ricordi qualcosa di Bordeaux e di Lorient? Di quelle città? No, io non ci sono mai stato in quelle città. Ancora. No. Non ci sei stato mai, ma ci vorrei ancora andare. No, ci vorrei andare tantissimo, sì. Infatti a agosto mi trasferisco a Firenze, mi ritrasferisco a Firenze. Ma oltre a Firenze c'è qualche altro posto che ti piacerebbe vedere dell'Italia? Perché solo Firenze? C'è tanti posti belli. No, perché se ci vai a Firenze non c'è bisogno di andare da qualche altra parte, c'è Firenze, capito? La Firenze. Bene, adesso voi qui, dunque, Shiv, attore,
E John? Io Jim, faccio, sì, sì, anche io mi occupo di cinema. Infatti, il modo in cui ci siamo incontrati era su un set cinematografico. Lui faceva appunto l'attore. Che tipi di film fa? Che tipi di produzioni fa? Beh, era un film. Dai, meglio non parliamone. No, era un film. Era un film. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Firefighter in italiano. Non si è capito, un attimo, non ho capito bene che cosa facevi. Dunque, lui faceva l'attore e tu che io facevo assistente al cinematografico, cioè assistente a quello che si occupava della macchina fotografica. Lui faceva l'attore, era un film drammatico. Che come si chiamava questo film? Come si chiamava? Lying in the Blaze. Lying in the Blaze. Quanto tempo fa? L'abbiamo registrato un anno fa, in gennaio. Sì, gennaio, l'anno scorso. Dove si può vedere? Non è uscito da nessuna parte. Ancora no. Però, non l'ha visto neanche lui. Come si chiama? Post-production. È ancora in post-production. Okay, allora, nominiamolo, così quando esce possiamo vedere Sci e ricordarci il Jim che la... Speriamo. Ricordiamo il film di nuovo. Non ho capito. Lying in the Blaze. Lying in the Blaze. Come sarà poi sul festival? Era un film fatto dai studenti, quindi sarà sul circuito festival. Che festival? Non lo so, ancora non lo so. Scusa, che studenti? Cioè, se noi vogliamo saperne di più, se adesso, domani, stasera, vogliamo saperne di più perché vogliamo vedervi, dove vi vediamo? Dove vediamo il vostro film? Dove hai studiato? A Hofstra. C'è un'università a Long Island, qui a New York, che si chiama Hofstra. Ce l'ho frequentato io e facevo c'è la specializzazione in cinematografia. C'era anche un mio amico che faceva lo stesso specializzazione, che ha fatto questo film qui con Chiv. Lo vogliamo ricordare? Che si chiama Lying in the Blaze. Quindi, e il tuo amico invece? Lui si chiama Mike Torhan. Michael Torhan, che è il regista di questo film. E adesso ancora aspettiamo che esca. Previsioni quando? Previsioni magari tra qualche mese. Ma direi, se possiamo svelare, così tanto per avere un'idea, di che cosa parla questo film? Questa è l'amicizia di due ragazzi. Loro due sono del fuoco. Una cosa, vogliamo anche sapere voi, cioè noi dobbiamo anche tramite voi possiamo New York. Dove siete? Dove abitate? Che vogliamo presentare la vostra zona di New York. Ok, per il primo anno ero a Manhattan. Che zona di Manhattan? Midtown, 34th and 8th Avenue. E ora io vivo a Brooklyn. C'è qualcosa di Brooklyn che ti piace, che vorresti consigliare, cioè per la quale vorresti consigliare? Venite a Brooklyn perché? Ok, c'è tante cose da fare a Brooklyn. Ok, due cose. Vai a Williamsburg, a Bedford Avenue. Sono un posto molto bello, ci sono la gente giovane. E io vivo a Flatbush, vicino al parco Prospect Park. Puoi andare per i concerti nell'estate. Mi piace tanto, tantissimo, il Prospect Park. Una zona di New York che vorresti conoscere perché magari hai sentito dire ma non ci sei mai stato, un posto dove vorresti andare a vedere, una cosa che ti interessa, o anche Jim? Beh, io direi Brooklyn Heights. Guarda, questa settimana. Perché? Perché è un quartiere bellissimo e poi un quartiere che non posso pagare, carissimo. Però c'è un quartiere bellissimo, anche perché io bello? Abito... È bello perché tutti gli edifici sono vecchissimi, e gli appartamenti sono grandi e si trova proprio... Ma c'è qualcosa di particolare? Perché Brooklyn Heights e non un altro posto di Brooklyn? Sì, perché si trova proprio sul mare, c'è la vista del Brooklyn Bridge e del Manhattan Bridge. Quindi si vede Manhattan di fronte? Sì, si vede di fronte. È come vivere in cartolina? Sì, certo. E tu dove vivi adesso? Io abito a Brooklyn, io abito nella zona la cui si chiama Bed-Stuy, che è una zona tradizionalmente africana ed è una zona bellissima, mi piace un sacco. Ci sono tantissime cose da fare, in particolare per gli italiani ci sono due ristoranti bellissimi che si chiamano
Celestino. Saluto anche i ragazzi da Celestino. Ah, sai dei nomi? Sì, sì, Celestino, c'è Giovanni e Riccardo. Ciao, saluto Giovanni e Riccardo. Giovanni e Riccardo. Ci vedremo presto. Speriamo. E poi c'è Saraghina, che è un altro ristorante lì nella zona dove si fanno la pizza buonissima. Buonissimo. Uguale come questo posto qui. Ah, ecco, a proposito, infatti, vogliamo ringraziare di nuovo il Ribalta, pizza ristorante Ribalta, che ci sta ospitando. Anche meglio, se posso dirlo, anche meglio la pizza della Saraghina. Bene, bene. Non okay. Niente, eh? No. E comunque, tutta la pizza italiana, cioè, ci sono questi posti che avete nominato, e qui Ribalta, che sono veramente il top per la pizza a New York. E quindi... C'è la vera pizza a New York. Poi per me la cosa della pizza, che c'è la pizza italiana, poi c'è la pizza newyorkese. Che sono... Che differenza c'è? C'è una differenza. Sono due pizze che sono talmente diverse. Cioè, non so come spiegarlo. Non so, la pizza... Per esempio... Forse... Là? Ecco. Ora ci possono vedere molto bene tutta la tua bellezza. Mostra. La pizza italiana è molto semplice. La prima volta quando l'ho mangiato era a Firenze e non ero abituato, perché c'era l'amore. Oh. No, perché in Australia, in Sri Lanka ho mangiato il pizza americana con a Pizza Hut o qualcosa del genere. No, nato in Inghilterra. Nato in Inghilterra, hai vissuto in Sri Lanka e... Sri Lanka per, non so, 10 anni, ho vissuto a Hong Kong per 4 anni, in Australia poi per 12 anni. Dove in Australia? A Melbourne. E cosa... di ciascuno di questi posti... Cioè, se tu volessi consigliare a qualcuno di andare a Melbourne, perché cosa? Cosa ti piace? Cosa consiglieresti? O qualcosa di strano? Ok, Melbourne è una città... Se vuoi avere una famiglia, vuoi crescere i bambini, Melbourne è una città molto, molto bella, molto, come si dice, laid back. Tranquilla. Tranquilla, sì, una città tranquilla. E dove si trova, sul mare o all'interno? No, c'è il mare, però la mare non è così bello. Se vuoi andare al mare, devi andare a Queensland. Che città, che zona? Brisbane, Gold Coast, però non a Melbourne. Okay. No. A Sydney ci sei stato mai? Sì, due volte, tre volte a Sydney. Ma no, per me Melbourne è la città. E di Hong Kong cosa ti ricordi? Di Hong Kong? Ma avevo 12 anni. La vita a Hong Kong è così... intense. L'opposto di Melbourne. Scusami? L'opposto di Melbourne. L'opposto di? L'opposto. È Melbourne tranquilla. Sì, Melbourne Melbourne è tranquilla, per Hong Kong c'è l'energia a Hong Kong? Un casino. Sì, più di New York. Più di New York. Mi fa piacere che parli di questi posti per tanti di noi lontani o sconosciuti, dove però ci potrebbero essere tanti italiani che invece ci stanno ascoltando e quindi sono contenti. Possiamo salutare con te italiani di Hong Kong, sì, italiani di Melbourne. Di Melbourne. Ciao. Ma poi ci vedrete qualsiasi italiani passia. Di Melbourne ce ne sono. Ce ne saranno sicuramente. Ci sono italiani dappertutto. Dov'è che hai trovato la maggiore concentrazione? Tanti italiani. Ma c'è un posto in anche a Melbourne, si chiama Little Italy, come qua, come gli indiani. Tutti. E in Sri Lanka? Sri Lanka, ok. Ancora il mio nonno vive in Sri Lanka. Ero lì un anno fa, per un mese. E mi sento srilankese, anche se sono vissuto tutto il mondo. Mi sento srilankese dentro di me. Ma nella tua famiglia qualcun altro parla italiano? No, nessuna. E quindi tu quante lingue conosci? 4. Quali? Ok, cingalese è la lingua che noi parliamo in Sri Lanka. Questo è un segno cingalese. Che cosa significa? Queste sono i primi tre lettere. Dopo magari faremo una foto. Fai una foto. Dopo faremo una foto e li faremo vedere.
Questo, che cosa significa? Queste sono i primi tre lettere del mio nome in cinghalese. Un nome lungo, perché io lo chiamo Shiv. Vogliamo dire tutto il nome, tutto il secondo nome, il cognome. Il mio nome è Shivanta, e il mio cognome è Vijay Singh. Allora, Shivanta Vijay Singh. Un nome lungo, difficile. Ha un significato? Ok, Vijay Singh, Vijay vuol dire la forza. Singha vuol dire leone, allora strong lion nel mio, ma anche parlo francese perché l'ho studiato all'università. E dove l'hai studiato? A Melbourne, stavo facendo, ho fatto il mio primo, come si dice, laurea? No, the degree. Prima laurea? Sì. Prima laurea, sì, ok. Scusami, sto ancora imparando l'italiano, piano benissimo. Piano, eh? No, è la verità, perché non ho mai studiato, non ho fatto una lezione, non ho fatto niente, ho solo ascoltato una ragazza e così ho imparato. Molto. E Jim, invece, quante lingue sai? Io ne so due, cioè inglese e italiano, però sto imparando il francese per questo motivo di cui abbiamo parlato prima, che... C'ho cugini nella Francia, ho scoperto... Sempre nelle stesse zone che parli? Sì, nelle stesse zone, ho scoperto qualche settimana fa, stavo con la mia nonna e mi ha detto per la prima volta, sai che hai dei cugini nella Francia? Ho detto domani sera prendiamoci una bella bottiglia di Baileys, Irish Coffee, sediamoci e parliamone. E la prossima serata ce l'abbiamo fatta, mi ha detto sì, guardi queste lettere che sono state scritte dai tuoi cugini nella Francia, nel sud della Francia. Adesso che sto per andare in Italia, in Europa. Ecco, e dove? Allora, ecco, sì, partiamo, sì. In Italia, a Firenze o anche dove? Adesso vado a Firenze, sì. In Europa stesso. Dove? In Europa vorrei andare tantissimo nella Francia per incontrare i miei cugini. Per questo motivo sto imparando in questo periodo un po' di francese, un po' di français. Hai altre? Se c'è un paese, anzi, un altro... Una zona di New York che non hai mai visto oppure che vorresti vedere? Che non ho mai visto? Vabbè. Io direi Red Hook, che è una zona nel Brooklyn, a Brooklyn, nell'estrema sud-ovest di Brooklyn. E che cosa ti attira di Red Hook? Perché mi sembra tanti... No, mi sembra fighissimo, mi sembra molto molto cool, diciamo. Ci sono tutti con le moto, tutti in giro con le moto... Cioè, a Red Hook mi sembra che ci siano dei negozi, dei bar, però poi allo stesso tempo ci sono i progetti, cioè le case dove abitano quelli che non possono pagare tantissimo. Quindi c'è questo... C'è un divario, quindi, sì, di tanto. Un divario di... E se c'è... Questo lo voglio chiedere a tutti e due. Oltre allo stato di New York, se voi doveste scegliere un altro stato degli Stati Uniti... da visitare o anche dove abitare, quale scegliereste? Io direi subito New Hampshire. Okay. Secondo me è lo stato magari più bello degli Stati Uniti. È perché, come, caspita, più bello degli Stati Uniti? Che cosa ti attira? Le bosche, prima di tutto direi le bosche, poi le laghi, perché io abitavo sempre a Boston. Ah, ecco, e raccontaci di Boston, perché non italiani all'estero TV, non è mai stata mai a Boston. Infatti, presentaci Boston. Sempre, mi sembra strano che gli italiani vengano sempre a New York. E poi io ho anche degli amici italiani che abitano qui a New York da 5 anni, 6 anni, che non sono mai andati fuori New York. Presentiamo, dicono, Boston, così Boston. Che cosa c'è di Boston a chi non la conosce? Sì, Boston è una città come New York, uguale. Però è pulitissima, pulito proprio. E poi assomiglia molto di più al sud del Manhattan, al downtown, perché cioè, a Manhattan, Midtown, Uptown, ci sono tutte le strade inquadrate così, però nel sud del Manhattan, downtown, sono le strade che si girano. E Boston, perché è la parte antica. Così. Sì, è antichissima. Ma anche Boston ha una grossa storia. Boston, sì. Cioè, Boston è il posto in cui sono arrivati i primi dell'Inghilterra, quando sono venuti a colonizzare, diciamo,
il nuovo mondo. E quindi c'è la storia profonda a Boston, degli Stati Uniti, sì. C'è un posto, se uno dice, devi stare, un italiano sì. Che arriva una mattina a Boston e riparte la sera, a qualche ora, che cosa gli consigli di vedere di Boston? Io direi il Freedom Trail. Freedom Trail è un percorso che si può fare attraverso il centro storico, diciamo, di Boston, che segue il percorso il percorso storico, tutti gli edifici storici. Ad esempio, nomina qualche edificio per chi non la conosce la storia. Un edificio proprio non lo nominerei, però lo nominerei un parco che si chiama il Boston Commons, che è più o meno come il Central Park della città. È molto grande. È grandissimo, però non è grande quanto è grande il Central Park. C'è qualche cosa di caratteristico questo parco? Sì, soprattutto se ci vai se ci andate d'inverno, c'è il lago, non è un lago, però è un lago, come dire, un lago piccolo. Com'è il clima poi a Boston? È freschissimo. Fresco o freddo? È freddo, è freddissimo. Poi d'inverno c'è il lago che si schiaccia e quindi ci si può anche fare pattinaggio sopra di questo lago nel parco. Che si schiaccia? Che si schiaccia? Che si? Ghiaccia. Che si ghiaccia, eccolo. Guarda, è l'unica cosa che... L'unica parola più ecco. Perfetta. Ma l'unica no. Bene, no, complimenti ragazzi. Bene, intanto vi voglio ringraziare, quindi ringraziamo grazie. Jim Carter, grazie, e ringraziamo grazie Shiv, ricordaci il tuo nome. Il mio cognome? Shivant Vijay Singh. Ok, ti ringraziamo. Prego, niente. Saluti ragazzi, grazie. Grazie mille a voi. Ti faccio fare un giro del mondo o un giro degli Stati Uniti? Io vado in Italia per 2 settimane, in maggio. Per... Dove? Oh. A Sicilia per la prima volta, perché non sono mai andato in Sicilia. Ci racconterai allora della tua Sicilia la prossima volta, va bene? Okay. La prossima volta. Aspettiamo. Ok. Bene. Allora, un arrivederci. Arrivederci. Entrambi. Grazie. Un augurio per il vostro film. Anche a voi. Grazie. Un saluto. Ciao. Un saluto.